Bella manifestazione al Cinema Teatro Pacifico di Sulmona. 11 finanzieri in congedo durante una solenne cerimonia hanno ricevuto medaglie al merito e diplomi. Si tratta di appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza con 30 anni di iscrizione all'ANFI, Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia, e che hanno svolto con lealtà, onore e dignità i doveri del proprio Stato. È un momento di festa, stacchiamo un attimo dal servizio attivo e ci dedichiamo ai nostri veci, così ci piace chiamarli, cioè coloro che ci hanno preceduto tanti anni addietro nello svolgere le nostre stesse mansioni. Se la Guardia di Finanza è oggi una polizia moderna dal punto di vista tributario e investigativo, lo dobbiamo anche e soprattutto al loro operato, cioè a chi ci ha preceduto in servizio. E quindi oggi noi vogliamo tributare un particolare ringraziamento ai nostri colleghi per quello che ci hanno insegnato, per lo spirito di emulazione che suscita in noi e per i loro insegnamenti. Una bella manifestazione, dicevamo, allietata dalla partecipazione del coro degli Alpini di Sulmona e dell'orchestra della Scuola Popolare di Musica diretta dal maestro Walter Marticoli. Ha presentato alla serata Fiorenza Quadraro. Possiamo dire che la manifestazione è stata ben organizzata e condotta nel migliore dei modi, anche nei particolari. Sala affollata, presenti autorità e rappresentanti di altre armi. Abbiamo il piacere e l'onore di premiare i finanzieri in pensione che si chiamano soci ANFI. ANFI sta per Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia, che hanno raggiunto un traguardo molto molto bello, quello di avere 30 anni di associazione. Per cui questa sera, in questa splendida cornice del Cinema Pacifico, verranno premiati dall'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia, appunto per il 30° anno di associazione. È una giornata molto bella e molto importante, credo un po' per tutti i finanzieri, sì, quelli che sono in pensione e anche quelli che sono in servizio. È stata organizzata una bella manifestazione. Soddisfatto anche lei? Sono soddisfattissimo, anche perché ho avuto una grande collaborazione da parte del Tenente Falce, che è unico, e del mio vicepresidente Matticoli, Ennio Matticoli, che è veramente si è scatenato. E fa piacere, perché dopo 31 anni che abbiamo fondato la sezione, insomma, vedo realizzato il mio sogno. La manifestazione è iniziata con l'inno del nostro paese, eseguito dall'orchestra della Scuola Popolare di Musica. Il coro degli Alpini, diretto dal maestro Alessandro Sabatini, ha eseguito i più bei brani del repertorio dei canti alpini, particolarmente applaudita dal pubblico che gremiva la sala, La Montanara, un classico dei canti della montagna. Il momento più atteso, la cerimonia della consegna delle medaglie. Il primo a ricevere il riconoscimento è stato il tenente Vincenzo Colaiacopo, avvocato, presidente onorario e fondatore della sezione ANFI di Sulmona. Momenti di particolare emozione ci sono stati durante la consegna delle medaglie a finanziere a riposo, ormai avanti negli anni, tra cui il presidente della sezione, maresciallo maggiore in congedo, Michele Caroselli.